Lo sport non è età, lo sport è passione. Quando la passione viene coltivata, viene incentivata, porta dei grandi risultati. Oggi sono orgoglioso nel presentarvi un nostro concittadino, Filippo Castriotta, che è diventato senatore per la marcia dell'Etna in extremis, giusto? Extreme, extreme. E guardate, ha oltre 50 anni, 50 anni, 57 57 e mezzo. Lui ha fatto diverse volte 100 chilometri e soprattutto adesso è diventato senatore, un nostro a vita, un nostro concittadino. Io ti ringrazio, Filippo, ti ringrazio anche perché parliamo di sport, parliamo anche di Manfredonia e di patriota. passione. Grazie perché mi dai l'opportunità di premiarti. E di darti un riconoscimento. Ringrazio anche qui il consigliere con la delega allo sport, Nicola Mangano, e a nome della città di Manfredonia noi vogliamo consegnare questo piccolo riconoscimento. Tanto visto che sei senatore a vita, immagino che avrai l'indennità dei senatori, Adesso no? partecipo grazie a questa Ah, manifestazione. quindi partecipi, quindi questa è già un'indennità perché è tutta a pagamento. Comunque, Filippo, intanto grazie e complimenti. Noi Ringrazio. siamo orgogliosi, anche perché tanti giovani possono seguire questo esempio. Sì, io sono di sprone a tanti giovani perché mi seguono e poi è bello perché lo sport, come hai detto, per me è passione. Questo poi è uno sport di lunghe distanze, 100 chilometri. Poi fate all'Etna Extreme, la più dura d'Europa, fatta per 5 volte consecutive, dal 2020 ad oggi, quindi per me è un onore essere senatore e poi essere cittadino di Manfredonia, è un onore anche essere premiato dal nuovo sindaco, che spero porti bene anche alla città e a Spero che possa tutti. fare tanta strada questo nuovo sindaco con questa nuova Lo amministrazione. spero. Ce l'auguriamo tutti. Quindi grazie, grazie davvero. Grazie. Aspetta che ora si toglie. Avvicinati. Allora, io mi metto di qua, così quando siamo in diretta. Non siamo... Eccoci qua. Ok, adesso vado io con le interviste. Sindaco, l'importanza di questo riconoscimento, Filippo Castriotto, ma anche come Nicola Ciuffreda, ci sono tanti, tanti podisti, cioè tanti podisti, ma quello che lo fanno, loro hanno raggiunto dei livelli enormi, Filippo soprattutto, e in che modo possono essere sostenuti nel loro, che loro vogliono continuare il loro viaggio, insomma, in questo sport meraviglioso. Intanto lo sport fa parte del programma politico della nostra amministrazione, ma mi auguro che in tutti i programmi politici, perché lo sport vuol dire tanto, vuol dire salute, lo sport vuol dire socializzazione, vuol dire impegno. Poi c'è un'altra cosa che a me piace sottolineare, quando un adulto si appassiona di qualcosa, parliamo di cose belle, beh, quell'adulto diventa testimone anche per i tanti giovani. Quindi io penso che come amministrazione abbiamo un compito molto importante, quello di favorire la possibilità per tanti giovani e anche tanti adulti di poter coltivare le loro passioni. Quindi io dico grazie a Filippo, dico grazie a tutti quelli che, perché coltivare una passione vuol dire anche a volte rimetterci, però la passione ti fa stare bene. E noi, io l'ho visto con la musica, la passione fa stare bene. Soprattutto quando questo fa stare bene anche gli altri, penso che diventa anche una bella testimonianza. E noi oggi a Manfredonia abbiamo bisogno di testimoni, di adulti testimoni. Quindi grazie Filippo per la tua testimonianza. Grazie, grazie a voi e grazie a tutta, diciamo, la giunta che si è appena insediata e spero veramente di essere di sprone, come ha detto il sindaco, sia per i giovani, soprattutto che per gli anziani, perché come ha detto lo sport non c'è età, la passione poi ti fa andare oltre i soldi, oltre tutto. È quello che è successo a me, io lo ripeto, io sono un dipendente comunale, mi sono preso 5 giorni di aspettativa non retribuita, però non mi importa niente. Alla fine, come ha detto il sindaco, sono felice e la felicità è la cosa più bella, è quello che mi fa stare bene. E poi spero di avere anche altri risultati, di cui l'obiettivo è quello l'anno prossimo di provarci sulla 100 km campionato mondiale di categoria sempre, perché io ho vinto anche l'anno scorso, ho vinto a Torino la 100 km campione italiano di categoria non assoluto.
al Parco Valentino, un percorso molto duro di 5 chilometri da ripetere per 20 volte. E insomma, è stato un successo che mi ha dato tanta gioia. Poi c'ho anche il record fatto a Torino a 50 anni nel 2017, sempre sulla 100 km, 8 ore e 46 minuti, terzo assoluto, e lì mi premiò proprio il sindaco e l'assessore allo sport, mi ha portato bene. Sono passati 7 anni, da allora insomma ho fatto più di 50 ultra. Poi ho tante maratone, sono un ex ciclista, ho vinto anche sulla bici, ho fatto lo sport duathlon, nuoto. Ho partecipato anche alle grandi nuotate, sono uno sportivo come si dice, a 360 gradi, perché ho la passione, ecco, come diceva il nostro sindaco, la passione è quello che ti fa andare oltre tutto, soldi, e poi sono stato in queste gare di ultra, ho conosciuto tanta gente perché c'è tanta solidarietà, di cui io un accendo potevo vincere, invece sono stato al buio sulla salita dell'Etna aiutando un ragazzo, che mi è stato veramente, tuttora mi ringrazia, non voglio, sono arrivato secondo, per me è stata una vittoria, poi essere battuto dai giovani è anche bello, secondo ho fatto 5 volte secondo all'Etna, secondo alla Iblimaio, secondo alla 100 del Gargano, secondo assoluto sono arrivato anche a Torino, ho fatto terzo assoluto, insomma ho vinto anche la 6 ore di Lavello, 72 km in 6 ore sulla pista. Ho vinto, sono campione italiano anche fatto a Campobasso sulla 6 ore, perché oltre diciamo alle 100 ci sono anche le 6 ore, 6 ore in pista, 50 km, insomma ne ho fatte tante di gare, quindi è la passione, ecco, che mi porta a fare questo. E poi ci sono tanti sacrifici, tanti allenamenti, a volte però tanti amici hanno contribuito alle spese, perché Dio è grande, insomma poi alla fine si riesce sempre a trovare qualcosa. Spero quest'anno, dicevo all'assessore, di ritornare a Manfredonia perché vorrei anche portare mia moglie, che la sto portando a correre, che sono un po' stanco. Nicole è già tornato a Manfredonia a correre, anche per stare qui a Manfredonia, avere il nome di Manfredonia e fare, diciamo, uno sport un po' diverso, magari a portare qualcuno, come ha portato quest'anno alla 100 km del Passatore, Fabio La Torre. Ho portato a lui a finirla, che è anche un impegno difficile, portare un altro a finire una 100 km. Però alla fine è stata una vittoria in più, è stato bello, insieme, siamo arrivati insieme e questa è anche una cosa bella di solidarietà. E niente, questo è tutto. Poi ho fatto una battuta anche con Nicola Mangano, mi sposto da questa parte. Dunque, l'importanza di questo premio di riconoscimento che la città di Manfredonia ha destinato a Filippo Castriotto dopo tutti questi anni. Sì, l'abbiamo fatto veramente col cuore. Appena ho parlato con il sindaco, gli ho spiegato l'esperienza sportiva di Filippo. Il sindaco mi ha detto subito di sì, perché anche lui è un amante, come noi tutti, dello sport. Poi parliamo di una persona che può dare veramente un esempio valido ai giovani, perché posso dire l'età? Quasi 58, 58 anni, piccolo, insomma, sempre correre ancora giovane. così, allenarsi così per i giovani deve essere un È un punto di esempio, riferimento, un sì. esempio. Noi dal canto nostro ci metteremo tutto, davvero tutto, per rendere possibile, per farvi allenare al meglio tutte le discipline. Infatti, non a caso io sto incontrando insieme al sindaco tutte le associazioni per ascoltare, per fare rete, per vedere i problemi che possiamo risolvere, come possiamo fare. Lo sport deve vivere a Manfredonia, deve vivere per bene. Quindi in bocca al lupo ancora, Filippo. Grazie, grazie. Grazie, grazie a tutti, grazie a me il sindaco Domenico La Marca, Nicola Mangano, consigliere con delega allo sport e all'associazionismo, e Filippo Castriotto, che ha già avuto questo riconoscimento per il senatore a vita della Etna Extreme, dopo la 5 partecipazione, ha completato la l'ultra maratona più dura d'Europa, d'Europa. Poi, se vogliamo venire qui, anche Caterina e Nicola, altrettanto anche grande ultramaratoneta, ne ha 100, circa 100 di gara.